Siamo oggi all'epilogo di una storia assurda che ci vede soccombere davanti a un comune prepotente. Hanno fatto una cosa assurda. Io sono il primo di una lunga serie. Mi dispiace anche per gli altri, io sono l'esempio. Hanno voluto tagliare la testa da rete. Io faccio il maestro di pugilato in questa struttura da 23 anni e più 5 anni in un centro sociale, il DAM. E precedentemente altri anni alla Fulgor con mio padre. È arrivata tutta la batteria del comune, tutti quanti, non manca nessuno. I ragazzi non faranno violenza, non subiranno violenza da nessuno. È una violenza psicologica che è brutta e tangibile. Allora, noi dobbiamo restituire al comune per un danno erariale di quasi 2 milioni di euro perché hanno voluto considerare i 500 euro stabiliti dal primo momento in cui ho messo piede qua con un bando, un regolare bando. 500 euro a fronte di una ristrutturazione di un locale abbandonato e fatiscente, e lo si vede dallo stato dei luoghi, una cosa incredibile. Abbiamo fatto ritrovare macchine derubate, c'erano pistole con matricole contraffatte, borse, hanno fatto di tutto in questo posto, la camorra e non. Io l'ho preso e ho lottato prima con la camorra. Tentativi di estorsione, un tentato omicidio che ho subito sulla mia pelle, anzi due. Ho fatto delle denunce, gli altri mi dicevano: Lino, non denunciare, è peccato, poi dopo ti fanno le ritorsioni. Io sono andato avanti, ho fatto dei campioni in questa struttura. La municipalità ci dà 30 ragazzini con famiglie con ISEE inferiore a 8.500 euro. E poi gli offriamo il pugilato a gratis in questo posto. E noi non siamo figli di, noi facciamo parte di quelli colpiti da questi sgomberi. Però oggi vedo tutta la batteria del comune presente, qua non manca nessuno, ci sono anche i vigili del fuoco. L'appello qual è? Sindaco, scendi da San Giacomo, non parlare più con Mattarella e col Papa solamente. Tu sei il sindaco di una città proletaria ancora, per fortuna, perché noi amiamo i proletari. Vieni in questi vicoli e vieni a vedere che cosa facciamo per i ragazzi e vieni a vedere soprattutto dove stiamo, che probabilmente qualcuno gli avrà detto che noi ci troviamo a Via Chiaia o Via dei Mille. Noi siamo a Vicoletto Sottomonte dei Ventaglieri, vicolo di armi, droga e pugilato. Loro stanno prendendo i primi sacchi, stanno salendo le panche, insomma tutta la roba da questo piano andrà su e quindi si è cominciato lo sgombero effettivo adesso, vedremo anche che ora si farà. No, di impotenza, di ingiustizia. Sento una violenza psicologica soprattutto su di me e sui ragazzi. Prima una bambina si è messa a piangere, non se ne voleva andare, mi ha spezzato il cuore. Chiude un'attività che ha aiutato ragazzi difficili, di un quartiere difficile e non solo di una città difficile, ma anche di ragazzi che arrivano dall'est Europa, da altri paesi del mondo. Tutti i casi più difficili dei giovani di oggi, qui in questa palestra, sono stati solo aiutati e tolti dalla strada. Io ero un ragazzo difficile, grazie allo sport, alla scuola, e ai genitori che nel mio caso sono stati presenti, ma molti di questi giovani che hanno famiglie disastrate, la palestra è l'unico punto di sfogo.